Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi voglio mostrare che cosa ho preso da Tiger. Tiger in questo periodo aveva una parte di negozio piccolina dove praticamente con 5 euro sceglievi 10 prodotti più una shopper. I prodotti che c'erano erano svariati: cartoleria, prodotti per la casa, c'era soprammobili, tazze, cose per fare allenamento, oggetti da giardino, c'erano tante cose. Quando sono andata io, la maggior parte delle cose che erano rimaste per quanto riguarda appunto la casa eccetera non era granché, o comunque quello che mi piaceva già lo avevo acquistato, quindi mi sono buttata sulla cancelleria. Un oggetto non lo vedrete perché voglio appunto metterlo da parte per regalarlo, quindi niente, non lo vedrete. Comunque, le shopper sono quelle in tessuto, si potevano scegliere tra tre modelli. Io ho scelto questa qua, così arcobaleno, era quella che mi piaceva un pochino di più rispetto alle altre, e i prodotti che ho scelto sono stati, allora, intanto questa penna con il fiorellino, perché è carina. Io faccio la collezione delle penne strambe di Tiger e quindi questa mancava all'appello e ho voluto prenderla. Poi ho preso questo qua, che sinceramente non so come si chiama, con i fiorellini, e praticamente si apre, qua abbiamo appunto dei foglietti per il block notice e qua tutta una serie di post-it di vari colori e varie dimensioni. Potrebbe essere utile, comunque l'ho trovato carino e l'ho acquistato. Poi c'era tutta una collezione con vari animaletti del bosco e io ho preso, c'erano questi taccuini block notice, li ho presi tutte e tre le fantasie. C'era il riccio, il coniglietto e i tre topolini, quindi ho voluto prenderli tutti e tre, tanto i block notice sono delle cose che anche solo per scuola li finisco sempre. Sempre poi per la mia mania della collezione dei quaderni, che poi comunque utilizzo, non è che lascio lì, ho preso il quadernino con i topolini e il quadernino con i ricci. C'era anche una versione tutta rosa che non ho preso perché non mi interessava, però ho voluto prendere questi due. Ovviamente, come al solito, tutte e due sono quaderni a righe, e c'erano anche più piccoli, mi sembra, forse anche più grandi. Io ho scelto la misura di mezzo perché per scuola mi trovo bene con questa misura qua. Poi ho preso un altro quaderno, anche qua c'era di varie colori e colorazioni, questo qua, anche questo a righe. Io ho scelto questo tipo celeste quasi grigio, mi piaceva, l'ho preso. Ed infine ho scelto questo planner, com'è che si chiama? Agenda planner, qui c'è scritto per giardino, ma in realtà chi se ne frega, l'ho preso da mettere sulla scrivania perché ne avevo uno della Lidl che praticamente è da buttare perché è finito. Qua ci sono i giorni della settimana, qua c'è un block notice e qua c'è la lista delle cose da fare con i quadratini da spuntare. Sono delle cosine molto utili da tenere nella scrivania e appunto niente, mi piaceva. C'era anche qua di varie colorazioni, però sempre con i fiorellini, io ho scelto questo qua celeste. Bene, questi sono stati i 10 prodotti che ho acquistato con questa offerta di Tiger. Fatemi sapere se anche voi siete riuscite a prendere qualcosa con questa offerta. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!